Oggi vi presento Federica Moroni, un'atleta specializzata nell'ultramaratona, fresca di record italiano sulla 100 km. Lei è un'atleta davvero molto forte che, pensate, ha iniziato a correre a 42 anni e sta facendo i record nazionali a oltre 50 anni di età. E questa è una dimostrazione bellissima di quanto si possa migliorare e trovare la propria migliore versione davvero a qualsiasi età. E lei lo sta facendo in un modo incredibile. Vince campionati italiani, va fortissimo in maratona, va forte sulla 50 km, rappresenta la nostra nazione proprio ai vari mondiali, alle varie discipline con la nazionale italiana. Insomma, è in un periodo magico della sua carriera e sono molto felice di averla ospite in questa nuova puntata di Anime di Corsa. Io sono Simone Luciani e questo è Esco a Correre, una community per runners con l'obiettivo di aiutare le persone a trovare la propria migliore versione attraverso l'atto trasformativo e magico della corsa. E lo facciamo in tantissimi modi. Siamo su YouTube, abbiamo un podcast, un magazine, escoaccorrere.com. Pensate, facciamo documentari, sono appena tornato dalla Barkley Marathon, stiamo lavorando a un progetto bellissimo e tra le altre cose abbiamo anche un'academy che aiuta le persone a migliorare nella corsa attraverso coaching personalizzato, tabelle su misura, workshop, masterclass, abbiamo due nutrizionisti sportivi, facciamo analisi di tecnica di corsa attraverso i migliori biomeccanici d'Italia. Insomma, andate sul sito di escoaccorrere.academy per scoprire di più. Inoltre, questa rubrica è sponsorizzata da Top 4 Running. Vi lascio il link sotto in descrizione e anche il codice sconto escoaccorrere tutto attaccato per accedere a sconti esclusivi appunto per la nostra community su scarpe da running di qualsiasi brand, abbigliamento sportivo e accessori per la corsa. Top4Running.it. Ora non vi annoio e andiamo dritti verso questa intervista. Vi chiedo solo di mettere un like se siete su YouTube, di mettere una recensione se state ascoltando questa intervista in podcast e soprattutto di iscrivervi al canale o appunto al podcast, così potete rimanere aggiornati e soprattutto ci aiutate con l'algoritmo ad essere sempre più visibili. Vai con la sigla. Ciao Federica, che bello averti qua, come stai? Ciao Simone, piacere mio. Diciamo che non è proprio un periodo dei migliori perché mi sono presa un po' di bronchite, un po' di influenza e sono anche ferma per un infortunio di cui non so l'entità, però insomma vengo da un periodo d'oro per cui ci sta che ad un certo momento bisogna anche fermarsi, è il corpo che ce lo dice a volte. Caspita, mi dispiace. Raccontaci un po' chi sei, dai, così poi dopo entriamo anche nel merito. Sì, volentieri. Allora, prima di tutto io sono un amatore, cioè pratico la corsa perché è diventata una grande passione nel tempo, ma in realtà sono un insegnante di lettere e mi sono appassionata alla corsa in età adulta, avevo 42 anni, adesso ne ho quasi 51. E poi da quando ho iniziato non sono riuscita più a smettere perché ho trovato veramente un giovamento incredibile nella corsa. La prima sensazione è stata quella di dire ma la corsa è un miracolo perché allontana i pensieri negativi e riesce a rimettere tutto a posto. E quindi insomma poi dopo da lì ho cominciato il mio percorso con delle piccole gare finché e ho provato poi le distanze più lunghe ed eccomi qua, come dire, con orgoglio sono riuscita a conquistare il nuovo record italiano sulla 100 km senza fare diciamo miracoli, nel senso che sono una persona normalissima a cui piace mangiare, mi alleno nei ritagli di tempo e soprattutto attraverso le gare. Che bello, dicevi appunto amatore, però un amatore forte che sta facendo cose incredibili
che hai fatto cose incredibili anche in passato, perché in realtà tra maratone vinte, se non ricordo male, hai fatto anche il record della 50 km. Diciamo che ho vinto il campionato italiano per un paio di volte, più che il record. Adesso sinceramente il record della 50 non credo, forse a livello master. A livello non master, assoluto. sì, a livello master può essere, sì. Quindi insomma una carriera io sono incredibile. contenta dei miei traguardi, per carità, ce ne sono stati tanti, a volte anche insperati, però ecco, mi piace passare questo messaggio che tutti, se sogniamo forte, possiamo raggiungere i traguardi, soprattutto se scopriamo e mettiamo a frutto i nostri piccoli talenti, perché in questo caso io l'ho scoperto un po' in età adulta, magari avrei potuto cominciare prima, però è stato molto bello lo stesso, quindi ognuno ha un talento e se la vita ce lo mette davanti e lo possiamo sfruttare, è davvero eccezionale, qualcosa che stupisce. Che cosa significa per te raggiungere questi traguardi? E allora, vincere delle insicurezze che ho avuto fino a quando sono stata ragazzina, perché comunque vengo dal nuoto e vivevo l'attività fisica come una prestazione, quindi ero un po' ricattata dall'esito delle gare. Invece in età adulta, quando c'è quella maturità per cui affronti le competizioni con uno spirito diverso, mettendoti alla prova, stando in compagnia, sfruttando la possibilità di vedere luoghi diversi e capendo che comunque siamo molto di più del risultato che otteniamo, allora acquista tutto uno spirito diverso ed ecco che allora diventa lo sport vero, quello in cui ci si confronta con le proprie risorse, si ottiene un obiettivo, chiaro che se si vince è bello, è inutile negarlo, però anche fare un buon tempo, migliorare, ecco, quello veramente indicativo di grande soddisfazione, ma anche quando non va bene si può condividere una birra con gli amici e pensare che insomma la vita è fatta un po' tra alti e bassi e il bello, insomma, ci vogliono anche i bassi per arrivare in alto, ecco. E tra tutti i momenti belli che ti ha regalato il podismo, l'atletica, qual è stata la gara che ricordi con più apprezzamento? Sarà che forse la più recente è stata la 100 Recanati, perché ovviamente raggiungere in età adulta 51 anni un traguardo come quello del record italiano, che appartiene poi a Monica Casiraghi, che è anche la coach della nazionale 100 km di cui io faccio parte, è stata una grande soddisfazione, inutile negarlo, anche perché io nutro grande stima per questa donna che ha portato avanti i colori dell'Italia con grande determinazione e ora ci allena, e quindi, come dire, avvicinarmi a lei, dico avvicinarmi perché Monica è insostituibile, è stata una grande soddisfazione, come un po' risultato di tanta fatica e di tanti piccoli obiettivi raggiunti rimboccandosi le maniche, perché come dico ai miei alunni, tutto si ottiene facendo fatica, non è che nessuno ci regala nulla, e per cui se ti metti in gioco ed è frutto proprio di quello del tuo sacrificio, non può che essere veramente una grande soddisfazione. Quindi direi l'ultima gara di Recanati con tutto il cerimoniale, anche se poi ci sono stati i controlli, sono dovuta andare ad Ancona a fare tutta la routine, però anche quando sono arrivata ancora sudata, ancora affaticata, e mettere la mano sul cuore insieme a Monica, Paolo e tutti i miei compagni, insomma, è stato davvero davvero emozionante. Tra l'altro a casa mia, sai che io sono di quelle zone lì, proprio Porto Potenza. Ah, quindi... non sapevo. Caspita, bello. Allora puoi capire. Assolutamente. Il corso sul mare, Recanati, poi è davvero bella. Sì. E com'è stata questa gara? Ci sono stati dei momenti difficili o hai sempre tenuto il controllo? E soprattutto mi interessa capire se hai corso con l'obiettivo record oppure semplicemente è stata una conseguenza. Guarda Simone, assolutamente nessun obiettivo record, anche perché ho gareggiato tutte le settimane, quindi ero già in carico di chilometri, poi avevo già ottenuto un buon tempo sulla 100 al mondiale che c'è stato a Berlino, per cui non è che avessi bisogno di fare chissà che, e diciamo che sono stata un po' aiutata dalla compagnia di Silvia Luna, che giocava in casa, aveva insomma il suo gruppetto che ovviamente era di aiuto, di stimolo, no? E quindi mi sono un po' agganciata a loro e sono riuscita, insomma, poi dopo, anche quando sono rimasta da sola, perché io sono abituata comunque a correre da sola, a portare avanti la gara in modo positivo, quindi non so nemmeno, io non ho neanche sentito quando mi urlavano dai Fede che forse ce la fai, perché forse ero ancora un po' lontano dal traguardo, e però per solo 10 secondi ce l'ho fatta, ecco, un miracolo. Che tipo di
sensazione ti lascia fare un record che comunque resisteva da un po' e soprattutto, appunto, lo dicevi tu prima, no? Da amatore, comunque con tutte le altre cose che hai nella tua vita, sicuramente immagino che gli impegni sono tanti, raggiungere un risultato di questo genere, deve essere una soddisfazione incredibile. Sì, io non so, sono molto grata perché penso che, come ti dicevo prima, ognuno ha un piccolo talento e io ho potuto trovarlo magari anche tardi, quindi un po' aiutata da questo, il talento per le lunghe distanze perché poi sulla velocità sono scarsissima e diciamo che neanche ti rendi conto, ci arrivi e sei talmente felice che ci vuole un po' di tempo, no? Per metabolizzare. Poi io però ragiono anche che sono cose bellissime che danno soddisfazione, però la vita è fatta di tanto altro e mi porto il mio risultato, per esempio, con i miei alunni, che sono i miei tifosi, e allora non lascio che questa cosa vada via perché tutti i traguardi sfumano un pochino, no? Se invece riesci a contestualizzarli nella tua realtà e fanno parte della persona che sei, possono essere da stimolo anche ai ragazzini più giovani ad affrontare lo sport, a credere nei propri sogni, a fare fatica, ad abbracciare i propri traguardi, ecco che allora riempie la vita a 360 gradi. Sono tornato adesso dall'America a documentare la Barkley Marathon, ero con Harvey Lewis, un grande ultramaratoneta americano con tanti record al mondo della Backyard Ultra, e anche lui è insegnante. Questo collegamento, e non è la prima volta, insomma, che incontro ultramaratoneti fortissimi che hanno anche quest'altra passione. Scusami, ancora un po' di bronchite. No, ti ringrazio, sì, per me è un lavoro incredibile che fa crescere anche l'insegnante stesso, no? Dopo dalle esperienze con gli alunni c'è un confronto che davvero fa pensare e fa crescere la persona stessa, anche l'adulto. Bello, grande esperienza hai vissuto, quindi complimenti. Deve essere uno stimolo incredibile quello di poter far vedere anche l'altro lato, che non sia solo quello appunto dell'istruzione, ma lo stile di vita, lo sport. Anche per te questo è importante, riuscire a comunicare questo aspetto. Assolutamente fondamentale. Io credo che la persona sia fatta di tanto, quindi soprattutto di un'umanità, di vita, di esperienze, di tutto il bagaglio che ci portiamo dietro. I ragazzi sono molto sensibili, quindi bisogna stare molto attenti e poi portare quello che si è, assolutamente. E ho notato che guardando un po' le cose che fai, tra l'altro ci siamo incontrati in qualche gara, probabilmente tu non ti ricorderai, penso Passatore, forse la Pistoia a Betone, fai tante gare durante l'anno. Com'è la tua preparazione? Come ti prepari? Allora, la mia preparazione, appunto, essendo io molto impegnata tra compiti da correggere, impegni vari, è strutturata in modo tale che io non debba faticare molto durante la settimana. Il mio allenatore in questo è molto bravo e ho questa caratteristica di sfruttare al meglio le gare. Magari non le faccio al 100%, però mi piace moltissimo gareggiare perché appunto mi piace vedere i posti nuovi, crearmi nuove sfide e tutta l'energia la canalizzo proprio nelle gare stesse. Per cui ecco, le faccio tutte, per quello molti mi dicono: ah, ma gareggi troppo, ma in realtà è quello il mio vero allenamento. Quindi Almeno su di me funziona, e non dai quindi sempre al 100%, immagino, in gara. credo di Cioè, no, dici. perché altrimenti non potrei gareggiare tutte le settimane, almeno così penso, insomma. È chiaro, devi cercare un po' di equilibrare e capire qual è poi la gara strategica. E senti, invece, con il giro della nazionale, che tipo di emozione ti dà indossare la maglia della nazionale? Allora, ti dico solo che a Berlino era l'alba, eravamo già tutti pronti, insomma, con i nostri ristori. A me è venuto un gran magone, non so, un'emozione intensissima e la voglia di onorare la maglia, ma anche tutte le emozioni del caso. E come se l'allegria dei giorni precedenti fossero un po' sfumate e fossimo arrivati davanti a quello che, insomma, ci attendeva. Quindi è stata un'emozione grande, grande. Dopo questo pianto, anche un po' che ho avuto prima di partire, ha preso altre forme, nel senso che poi la corsa è bella perché si comincia a correre in una distanza lunga con calma, nel senso che si cerca un ritmo ovviamente che si può mantenere e dopo ci si fa forti un po' anche del gruppo, no?
E quindi poi dopo ci si carica, si dimentica tutto e si parte per questo viaggio che è molto lungo. E allora poi l'energia, l'emozione la trasformi in strategie, no? Perché inizi a dirti, a gustarti per la prima parte quello che stai facendo, poi cominci, quando arrivi a metà, cominci a dire siamo a metà e l'energia le ho ancora, ce la posso fare, e poi si comincia a dire beh, adesso non devo neanche accelerare, mi basta rimanere su questo tempo qua, fra un po' c'è il ristoro. E poi man mano io comincio a pensare alle distanze che percorro normalmente a casa, quindi dico, beh, ma mancano 20 km, la strada che faccio per arrivare, non so, io sono di Rimini fino a Riccione e tornare indietro. E quindi tante piccole strategie con un forte allenamento della pazienza, perché bisogna essere molto bravi anche a non cambiare i ritmi in distanze così lunghe, quindi non esagerare all'inizio, arrivare all'ottantesimo con ancora energie, perché a me è capitato purtroppo di arrivare all'ottantesimo senza aver dosato bene l'energia ed è stato un guaio. Per esempio in Olanda mi è capitato questo, avevo una proiezione bellissima, ma poi ho cominciato a vomitare e ad avere dissenteria, quindi stavo quasi per ritirarmi, sono arrivata piegata, coi crampi, però ce l'ho fatta, però insomma in quello stato lì è meglio non arrivare, quindi meglio allenare la pazienza e dosarsi e partire con calma. Il consiglio che do a tutti quelli che vogliono affrontare le gare lunghe, si fa in tempo ad accelerare alla fine se uno ne ha. Infatti, ti stavo per chiedere questo: che consigli puoi dare a chi magari vorrebbe, magari arriva dalla maratona e inizia ad avere un po' la curiosità per gare un pochettino più lunghe? Quali sono gli aspetti più importanti? Allora, la maratona è la regina, è la regina, ma può essere anche la strega, nel senso che è fondamentale fare la prima parte al di sotto del proprio potenziale. Quindi, come dicevo prima, allenarsi ad andare piano, soprattutto le prime gare, perché se poi si vive male e se arriva al 21esimo che si è già stanchi, passa la passione e la voglia di ripetere. Se invece siamo bravi e al giro di boa ne abbiamo ancora, dopo è gustoso perché c'è tutto il tempo in 21 km per poter, se vogliamo, dare di più. Quindi il segreto è tutto lì. Soprattutto i primi 5 km, come si raccomanda sempre il mio allenatore anche con me, mai usare tutta l'energia che si ha, perché poi si rischia davvero di far fuori immediatamente l'energia che si ha a disposizione. Quindi soprattutto curare i primi 5 piano, poi una leggera progressione e poi nella seconda parte dal 30esimo, che è un po' il muro, ma anche il 35, e lì si gioca tutta la maratona, tutto quello che abbiamo. E poi è importante ascoltarsi, perché comunque il nostro corpo ci dà i segnali, ci dice come dobbiamo fare, no? E soprattutto le prime volte, non stare a guardare l'orologio o a guardare i tempi. È bene ascoltarsi e partire appunto senza far fatica, e man mano, a seconda dei segnali che ci dà il nostro corpo, poi dopo gestire la gara, ecco. Certo, e invece per chi vuole affrontare per la prima volta una gara più lunga della maratona, come quella che fai tu, 50, 100? Ecco, lì io consiglio di fare delle gare di avvicinamento. Io almeno ho sempre fatto così, sono partita da una 42, poi ho allungato un po', che so, una 50 di Romagna, mi viene in mente. E soprattutto se si vuole fare una gara come il passatore, che è collinare, quella è eccezionale perché appunto è un mini passatore, no? Sono 50 km e con un percorso in salita che poi ritorna a scendere. Poi io usavo la Strasimeno che è 58, quindi ancora aumentiamo, diciamo, il numero dei chilometri, e poi si passa alla 6 ore che per un 100 è un allenamento favoloso, insomma. Perché? Perché ti permette di arrivare quasi, no, non dico quasi, ma molto vicino ai 100, insomma. Io per dire, nell'ultima 6 ore ho fatto quasi 80 km e quindi è stato un buonissimo allenamento. Ovvio che qualcuno magari ne farà 55, 60, però insomma è già un lungo che si può fare in compagnia con i ristori, molto allenante, ecco, piuttosto che farli da soli, non so. Credo che sia la cosa più dura, no? Gestirsi un allenamento di 60-70 km per fare una 100. Io, per me almeno è faticosissimo, preferisco allora fare una gara. Certo, no, infatti è molto interessante la tua strategia di usare le gare come allenamento, soprattutto
quelle più lunghe che da soli effettivamente ti fa un po' fatica. E senti, quanto è importante la tecnologia, nella tua corsa? Utilizzi orologi particolari, fascia cardio? Io sinceramente sono allenata da, come dice lui, un allenatore di campagna che mi manda un pezzo di carta con gli allenamenti. E io stessa utilizzo il Garmin, ma non sono molto brava a fare le ripetute, che mi riescono sempre maluccio. Scarico qualche volta gli allenamenti, ma ti dico la verità, la mia età, tutta questa fissa della tecnologia, non c'è. Io preferisco fare lo sport in un altro modo, però so di essere un caso a parte, che c'è qualcuno che invece... insomma, ci guarda di continuo, si confronta, condivide. Io no, non lo faccio questo. Preferisco condividere i sorrisi di persona quando mi alleno o quando soprattutto sono in gara. Giusto. E invece per quanto riguarda le calzature, per gare come la 100 km si usa scarpe con la piastra in carbonio. Quanto aiuta la tecnologia oggi nella vostra disciplina? Allora, intanto approfitto per dire che io sono avvantaggiata dal fatto che da pochi mesi sono testimone agli OMA, quindi posso usufruire di questo sponsor che secondo me è eccezionale, soprattutto per la qualità dei tessuti, che sono belli esteticamente e eccezionali addosso perché vuol dire anche quello e ha un costo, diciamo, abbastanza ridotto rispetto agli altri target. Le scarpe le utilizzo per allenamento, diciamo, mentre in gara però uso delle scarpe in carbonio e non le avevo usate prima, però devo dire che quando ovviamente si ha una velocità che su dai 4 e anche un po' meno, allora la piastra in carbonio aiuta, sopra i 4 credo che sia abbastanza inutile, anche perché il carbonio sollecita tantissimo la muscolatura, quindi io mi ricordo i primi tempi mi venivano i crampi in modo molto molto frequente. Poi il corpo si abitua e quando si abitua vedi il vantaggio. Mi ricordo l'anno scorso la 50 di Romagna e nel momento in cui ho iniziato la discesa con la piastra in carbonio ho notato davvero una spinta notevole che non avevo mai visto prima e difatti la gara è andata molto bene perché vabbè, ho vinto il campionato italiano, ma soprattutto mi sentivo di volare e quindi ho detto: beh, la scarpa allora effettivamente quando il tuo corpo, ripeto, si è abituato, perché non è che uno si mette la piastra in carbonio così durante la gara per la prima volta, eh sì, qualcosa regala assolutamente. Quindi anche sulle distanze più lunghe, anche per una 100 la useresti. Io la uso lo stesso, però vedo che c'è anche chi non l'utilizza, ecco. E sulla 100 chiaramente vado al di sopra dei 4 perché ho corso a 4,28, per cui insomma l'ho usata lo stesso. Però ripeto, il mio corpo si è dovuto abituare, non è stata una cosa immediata. Certo. E senti, tu hai fatto record italiani appunto in età avanzata, no? A livello di atletica. Secondo te, fino a che età si può effettivamente migliorare sulle distanze da ultramaratona? Questa è una bella domanda, me la sono chiesta anch'io. Molto dipende anche da che età, no, si è cominciato. Io ho cominciato a 42 anni, quindi il mio corpo è integro, perché io non avevo mai corso e come ti dicevo prima vengo dal nuoto, per cui mi sono accorta che pur avendo iniziato a 42 i migliori risultati li ho ottenuti a 50, che è la mia, anzi 51, che è la mia età attuale, quindi è una bella, è un'incognita. Io penso che non ci sia una risposta. Le ultra sono belle per quello, perché sono alla portata di tutti e se uno ha voglia di cimentarsi, di allenarsi e di fare dei sacrifici, credo che l'età sia davvero relativa. Non oso fare pronostici perché appunto su di me, insomma, è ancora tutto un mistero. Non so quanto durerà, ma ancora dura, per cui spero che sia un messaggio positivo per tutti, anche quelli che come me non sono sicuramente più giovanissimi. Sì, ti devo fare i complimenti perché davvero stai facendo cose incredibili, appunto, comparate poi magari con atlete molto più giovani, che è bello questo, lascia ben sperare, insomma, per Certo, io tutti. poi faccio anche gare corte, non è che mi butto via, chiaramente non le vinco, comunque arrivo abbastanza bene, ma comunque mi piace sfidarmi anche sui 21 km, sui 30, perché Anche sulla sono comunque anche quelle maratona è allenanti. Eh sì, e Hai un ottimo poi tempo. sì, è importante fare anche quelle per allenare anche un pochino la velocità, insomma, Certo. anche se non si vince sempre, chiaro, perché tanto
è comunque bello, no? Migliorare, fare esperienze nuove, allenare anche un po' di velocità. Odio solo il 10.000, ma perché, ecco, proprio non mi riesce, però ogni tanto faccio anche quello. E senti, ho ancora una domanda relativa sempre al un po' all'evoluzione dell'atletica, del running in generale. Come vedi un po' l'evoluzione appunto dell'atletica italiana, magari anche comparata a livello mondiale, e soprattutto se ci sono delle tendenze che stai vedendo che. Allora, sì, quello che ho riscontrato io, perché un po' faccio dei confronti, no? Guardo alla 100 km perché la mia gara dopo le altre faccio un po' fatica a dirlo, però c'è stato in passato un livello forse un po' più basso, perché ho visto che il passatore è stato vinto anche con 9 ore, 9 ore e 30, adesso c'è stato un notevole miglioramento. E tant'è che anche i limiti per accedere alla nazionale sono stati abbassati. 7 ore per gli uomini, 8 per le donne. Questo perché? Perché anche all'ultimo mondiale in cui io e Silvia abbiamo fatto comunque sulle 7 ore e 30, tempi con cui una volta si poteva vincere un mondiale, siamo arrivati ottava e nona. E perché, per esempio, la francesina ha vinto con poco più di 7 ore ed era giovanissima, credo neanche 30 anni, 26, mi pare una cosa del genere. Per cui questo significa che sempre più persone, atlete, si stanno cimentando anche nelle lunghe distanze. E sappiamo che qualcuno considera le lunghe distanze non proprio atletica o podismo, no? Vengono un po' bisfrattate, si dice così. E invece no, non è così, perché se è vero che ci sono anche ragazzi giovani che amano l'ultramaratona e riescono, insomma, ben venga. Ci dobbiamo solo rimboccare le maniche noi vecchiette, perché insomma è chiaro che la sfida si fa più dura, però è bello così, è bene che tutti si avvicinino a tutte le realtà sportive, compresa l'ultramaratona, che è una gara di testa, una gara che non tutti però possono fare, perché non è detto che chi riesce benissimo in un 10.000, un 21 km o in una maratona riesca a fare una 100, è bene. Conosco tante colleghe fortissime in maratona che però nella 100 insomma non sono riuscite magari a ottenere il risultato che volevano, per cui io sono pro ultramaratona. Che bello, è vero, basta guardare, ripeto, torno dalla Barclay Marathon, è stata vinta da un atleta giovanissimo che nessuno si aspettava, insomma, quindi sta cambiando un pochettino anche sotto questo punto di vista. E senti, quali sono i tuoi obiettivi futuri, visto che sei in una forma così spaziale? Allora, no, in realtà adesso questa è una fase in cui il mio corpo mi ha detto: Fede, fermati, perché dovrò fare una risonanza sabato. Perché cosa ho fatto? Dopo la 100 ho fatto Bologna, la maratona di Bologna, che è andata benissimo, l'ho vinta anche lì, felicissima. Poi ho fatto Roma, ma a Roma sono partita con un fastidio, quindi ho provato a ritirarmi, non c'era la navetta e l'ho portata alla fine, ovviamente camminando, e però mi sono fatta male. Io arrivo sempre al limite, mi piace talmente gareggiare che non riesco a capire quando mi devo fermare. E quindi adesso spero di riprendermi, farò la risonanza, cercherò di capire cosa c'è. In questo momento sono ferma, ovviamente, faccio qualche esercizio a corpo libero e esco anche da una bronchite, quindi come ti dicevo prima, quindi vuol dire che ci sono dei segnali chiari. Il mio corpo mi sta dicendo: Fede, fermati un attimo. Però ecco, quest'anno assolutamente, dopo tanti anni in cui non sono riuscita a fare il passatore, quello lo metto come obiettivo che voglio assolutamente raggiungere, un po' perché è una gara che mi piace da morire, sono riuscita a fare solo una volta ed è riuscita bene, e mi piacciono le gare collinari, poi quella è proprio un'avventura dove c'è tifo, c'è gente, c'è un po' di tutto, calore umano, paesini da vedere, gente che ti acclama, il massimo secondo me. Anche quando svalichi, vedi, parti col caldo, arrivi col, insomma, svalichi col freddo, salita poi discesa, quindi è un po' come la vita, no? Quello del passatore. E purtroppo non si è potuto fare, una volta vuoi per l'alluvione, una volta perché c'è stato il Covid, un'altra volta perché avevamo il mondiale vicino e quindi ci è stato consigliato di non farlo, e quest'anno vorrei farlo, ecco. Quindi il mio obiettivo quest'anno è quello. Poi a dicembre c'è il mondiale in India e lì ci penserò con calma, perché è un'emozione talmente grande che mettersi la maglia un'altra volta alla mia età è una bella responsabilità. Che bello, ti auguro davvero il meglio. Io faccio una domanda a tutte le persone che intervisto, a queste tipologie di atleta, che è un po'
è un po' filosofica, ma in realtà è molto semplice. Che cos'è per te la corsa? Allora, la corsa per me è, nel tempo è diventata vita, nel senso che ogni giorno io penso al mio lavoro, a quello che sono, ovviamente anche un po' alla mia verità privata che ho sacrificato, però in parte, e poi penso alla corsa, a quello che mi regalerà ancora, perché penso che ogni esperienza sia veramente, ogni gara, un regalo in più e che la vita mi dà, no? Finché ancora ho la possibilità di raggiungere degli obiettivi, e che se ne dica vincere o comunque fare bene una gara è una grandissima soddisfazione, non tanto per quella medaglia, quella coppa che, o quel prosciutto che poi lasciano il tempo che trovano, no? Ma perché inevitabilmente costruisce la persona che sei attraverso delle fatiche, dei traguardi, attraverso la possibilità appunto di capire anche fino a che punto posso arrivare e come posso crescere nel confronto, ma anche nei fallimenti, no? Che spesso la corsa dà, perché è inevitabile, no? Che non tutte le gare riescano bene. Però anche trovare la forza di dire ma qual è la prossima gara, vuol dire che non ci si deve fermare di fronte all'ostacolo, no? Fa parte di un percorso e quindi uno stile di vita, anche perché so che prima o poi finirà il periodo positivo come per tutti, ma io mi immagino tutti i giorni alzarmi la mattina, o se non posso perché lavoro il pomeriggio, infilare le scarpette e correre, godermi questo momento magico che è tutto mio e che mi fa star bene fisicamente, mi mantiene in forma, tanto c'è anche quello e soprattutto, come ti dicevo prima, è una modalità di affrontare quello che la vita ti si presenta diverso, perché la fatica fisica davvero aiuta a superare le fatiche mentali che ogni giorno ci si presentano davanti, no? Problemi lavorativi, familiari, ridimensiona tu, rimette tutto al suo posto, alleggerisce il peso, e per me è soprattutto questo, quindi è diventato uno stile di vita e credo che non lo abbandonerò mai, come non abbandonerò le mie nuotate all'alba finché il mio corpo me lo permette, e poi le trasformerò in camminate quando sarò più vecchia. Che bello, grazie mille. Ma figurati, un piacere. Spero che sia utile per tutti, anche per gli altri. Essendo una persona comune, voglio portare la mia esperienza anche per gli altri, perché davvero poi dopo i traguardi, anche se non si è campioni, possono portare soddisfazione, sono raggiungibili da tutti. Certo. Grazie di cuore per questa intervista. Ma di nulla, Simone. Ti auguro una buona serata. E auguro quindi buone gare a tutti e soprattutto buon divertimento. Godetevi lo sport, che è una delle cose più belle che la vita ci regala. Assolutamente. Ciao, grazie. Un abbraccio a tutti.